Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi siamo in un posto tristemente famoso in Italia. È la terza volta che vengo qui, ma ogni volta si rimane colpiti. Le emozioni che attraversano la mente sono veramente tante. Dove siamo? Siamo sul Vajont. E quello che ora vi farò vedere è quello che resta, come possiamo vedere, il piccolo torrente Vajont oggi. Il piccolo torrente Vajont, in netta antitesi con quello che fu il progetto del grande Vajont, quale risposta alla crescente richiesta di energia elettrica nel dopoguerra. Il lago, come enorme serbatoio che avrebbe consentito il regolare funzionamento delle centrali idroelettriche durante tutto l'anno, anche durante le magre. L'enorme serbatoio che riceveva le acque di altri torrenti, non solo del torrente Vajont. Il sistema Piave-Boite-Mae-Vajont, quel complesso sistema di dighe e bacini collegati da chilometri di gallerie e che aveva il suo nucleo principale proprio nel lago della Grande Diga. La letteratura sul Vajont è ricca di informazioni, articoli, libri, immagini, video. Perciò non vogliamo ripetervi la storia, altri lo hanno fatto davvero bene. Quello che vogliamo farvi conoscere è il Vajont oggi, a 60 anni da quella tragica notte. Longarone era chiamata la piccola Milano, città del gelato, aveva fabbriche importanti per la lavorazione del legno, il birrificio, il cartonificio, la stazione ferroviaria e le scuole. Era considerata insomma una piccola cittadina. Vajont, una storia fatta di arroganza, quella brama di potere che acceca la mente, il dio denaro che ti porta a compiere leggerezze imperdonabili, il potere su tutto, anche sui silenzi della stampa, il meccanismo perverso dove il controllato è il controllore, dove le omissioni sono la legalità, dove i segnali non vengono ascoltati, anzi, rovinosamente ignorati. Thank you.
All'epoca della costruzione era la più grande diga del mondo, 260 metri di altezza, con un bacino di quasi 170 milioni di metri cubi d'acqua. La particolare struttura a doppio arco faceva sì che la diga resistesse all'enorme pressione dell'acqua, senza bisogno di armature di acciaio. Era la sua forma che la faceva stare in piedi, come gli archi romani. Il vanto dell'Italia che portava l'Italia nel mondo, il vanto della Sade, quella società adriatica di elettricità nazionalizzata a ridosso del grande disastro. La forra del torrente Vajont, dopo una serie di rilevamenti e sopralluoghi, era stata scelta per il grande progetto. Si leggeva nella relazione tecnica: la stretta e profonda gola rocciosa entro la quale si incassa il corso del Vajont presenta caratteristiche tipicamente favorevoli alla costruzione di uno sbarramento a volta anche di rilevante altezza. Già. Ma dietro quella scelta si nascondeva un monte malato, il Toc, che non aveva nemmeno mai nascosto di esserlo. E il resto è storia. La diga del Vajont andava a completare un complesso sistema di impianti idroelettrici distribuiti lungo la parte alta del Piave. 6 dighe e 4 centrali, collegate tra loro da 60 km di gallerie. L'acqua veniva convogliata alla centrale di Soverzene, poco più a sud di Longarone. Adesso vi portiamo a fare 4 passi sulla ciclabile del Piave che porta fino a Venezia. Io ho proposto a qualcuno di andare fino a Piazza San Marco, però mi ha detto no, questo giro no, prossima volta con le biciclette, no. quindi mai dire mai, ma comunque adesso noi ne percorriamo un pezzettino a piedi, così vi facciamo vedere com'è. Siamo a Soverzene, dove c'è la centrale idroelettrica, centrale che in quella notte del 9 ottobre 1963 venne parzialmente danneggiata dall'ondata di piena conseguente al disastro del Vajont. Centrale che rimase chiusa per un anno e che tornò in operatività nel 1964. Bene, adesso andiamo a fare questa passeggiata lungo la ciclabile del Piave. Anduma! Ciao, sono la Sirenetta. Vita da pensionato. E anche sì, ma sempre Sirenetta.